Bentornati in studio. Saluto subito, dicevo, e ringrazio molto perché so che di tempo ne ha poco e prezioso. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Buonasera a lei, direttore. Senta, io le faccio vedere una clip, perché questa storia di Michelle, la ragazza di 17 anni che lei conosce benissimo, la storia la conosce, uccisa a coltellate, abbandonata in un carrello della spesa, quindi insomma certamente c'è anche l'oltraggio al corpo da morta, cioè c'è una serie di reati intorno a questa Michelle che forse non bastano le dita di una mano per raccoglierli. Le faccio vedere questa clip e poi ne parliamo, d'accordo? Prego. Era una ragazza dolce, intelligente, più maturo. Si fidava delle persone. Però non mi aspettavo, non mi aspettavo che agisse come macellaio. Perché lei l'ha cresciuta, giusto? Abbiamo cresciuta noi, cresciuta qui. È venuta alle 11. Un'oretta, perché un'oretta. Io ero rimasta con mia nipote che doveva tornare per pranzo perché dovevamo cucinare insieme. L'ho chiamata e non ha risposto. L'ho richiamata dopo mezz'ora. A un certo punto il telefono silenzioso. Il telefono era spento. Ho chiamato la mamma, ho detto non riesco a mettere a contatto con tua figlia. Dopodiché... vai proprio a pensare. Guardi, che arriva a fare un gesto del genere. Io non lo so. Un animale che tu lo prendi, lo butti. Non parlava di questo Oliver, lei. Ma non ha mai sentito nominare. Mai sentito nominare. Era solare, era una ragazzina, pensando che gli piaceva tanto cucinare, gli piaceva fare quello. No. No, guarda, mi devo scusare, io non ce la faccio, non mi sento più. Ma stiamo io esco, cugino, io quando ritorno. Ma, senta ministro, io la conosco come un uomo pratico, non perché ho lavorato con lei, ma da quello che so della sua vita, della sua carriera. Allora, questo problema delle baby gang di seconda generazione di immigrati sta diventando un problema perché, tra l'altro, mi lasci dire, il livello di violenza, lei conosce benissimo la criminalità, la storia della criminalità in Italia, però il livello di violenza di sta gente, insomma, impressiona anche un po', no? Ecco, cosa si può fare in questo senso? Adesso innanzitutto mi lasci dire che questo episodio, tristissimo, drammatico episodio che si è verificato e che lei ha fatto vedere, è ancora all'analisi degli investigatori e quindi poi le indagini ci daranno l'esatto contesto in cui è maturato. Però per rispondere alla sua domanda, queste baby gang di seconda generazione, peraltro segnalo in un momento storico, lei vede quello che sta succedendo in Francia, dove vabbè un tema un po' ancora anche lì tutto da definire, ma pone il problema che noi poniamo come governo rispetto anche a quello che facciamo, cioè di porre i problemi ad esempio dell'immigrazione in relazione ai fattori di sostenibilità, cioè non basta dire che bisogna accogliere, bisogna integrare, bisogna fare in modo che le porte del mondo siano aperte anche alle persone che scappano da situazioni di guerra, insomma, o più in generale insomma, che hanno ambizioni di una vita migliore, che è tutto giusto e che sicuramente merita di avere insomma, una sua dignità. Però poi c'è un problema di sostenibilità di tutto questo. Dico questo per dire, adesso non sappiamo questo episodio nello specifico, ma il tema poi delle seconde generazioni che si integrino sui nostri territori, quindi dell'offerta che noi possiamo offrire loro e quindi anche da un certo punto di vista, cioè come possiamo essere, corrispondere alle aspirazioni di una vita migliore, anche delle generazioni successive a quelle degli immigrati. È un tema molto importante, ecco perché noi, al di là delle tante cose che stiamo facendo, stiamo cercando di incrociare e un'azione complessiva di, come dire, di freno a questa tendenza, ai flussi incontrollati di arrivi e la creazione di canali regolari di ingresso per fare in modo che questi fenomeni non siano lasciati così a se stessi, ma possano essere inquadrati in politiche più di carattere generale da parte delle istituzioni pubbliche, quindi governare i processi migratori e quindi i processi anche generazionali di integrazione delle persone. Molto chiaro, molto chiaro. C'è tanta preoccupazione, come lei sa, e sicuramente lei per il ruolo che riveste sarà più preoccupato di molti altri
per la piccola Cata sparita nel nulla dal palazzo occupato a Firenze. Noi abbiamo documentato le condizioni in cui viveva questa bambina e in cui vivevano i bambini che erano dentro a quel palazzo, che sono condizioni nelle quali secondo me non resisterebbe neanche un adulto, per questioni di igiene, di pericolosità, fili scoperti, gas, bombole del gas, di tutto abbiamo trovato. Allora, c'è stato lo sgombero era stato chiesto e richiesto, perché a volte i tempi degli sgomberi si allungano? Guardi, direttore, premesso che io, forte anche dell'esperienza che avevo maturato nella mia attività di prefetto sul territorio, una delle prime direttive che ho emanato alle autorità di pubblica sicurezza sul territorio nazionale è quella di non tollerare nell'immediatezza nessuna ulteriore occupazione abusiva. Ma questo sa perché? Non è solo per una questione di contabilità, è perché l'esperienza mi induce a ritenere che poi, quando queste occupazioni non vengono subito in qualche modo contrastate, quindi scongiurate, e poi c'è il radicamento in questi luoghi, anche attraverso passaggi dei posti letto e quant'altro, che poi rende tutto più difficile. Nella fattispecie, quindi, diciamo che questo obiettivo innanzitutto è stato ottenuto, al momento nessuna occupazione nuova si è registrata o che non sia stata scongiurata o immediatamente risolta. Il problema della difficoltà adesso a portare avanti un piano, che pur abbiamo, di progressiva liberazione di questi immobili occupati, sta nel fatto che molto spesso anche qui le consorterie, che in qualche modo i racket, che in qualche modo sfruttano queste situazioni, utilizzano come vere e proprie scudo umane delle povere persone, delle persone, in molti casi, in cui ci sono all'interno di nuclei familiari persone in condizioni di vulnerabilità, di fragilità, bambini. La stessa Cata era, appunto, apparteneva a questa tipologia di persone. E per cui noi, ecco, io anche lì, insomma, sto cercando di portare avanti un piano ovviamente di sollecitazione, anche in termini, insomma, di accelerazione degli interventi, ovviamente sollecitando i sistemi di welfare territoriale, perché a coloro i quali è necessario e legittimo offrire delle soluzioni alternative, queste vengano ritrovate, ricercate e realizzate al più presto, e quindi si possa conciliare al più presto questo difficile equilibrio tra il ripristino delle condizioni di legalità ma senza trasferire il problema su strada. Un tema molto complesso, sì. Io a breve aggiornerò anche le direttive all'autorità locale di pubblica sicurezza e ci sto lavorando anche con i sindaci delle grandi città. Senta, signor Ministro, le faccio una domanda a cui lei può anche tranquillamente e legittimamente non rispondermi. Però io, siccome conosco l'apprensione dei cittadini di tutta Italia per questa bambina, c'è qualche... c'è qualche pista, c'è qualche speranza, ci può dare qualche millimetro di ottimismo su questa storia oppure no? Guardi, con molta franchezza e nel rispetto della riservatezza delle indagini giudiziarie, le dico che non mi risulta che ci siano delle tracce marcatamente definite di ricerca della ragazza e del contesto in cui è maturata la scomparsa per il momento della bambina. Però gli investigatori stanno lavorando in maniera molto massiva attraverso l'acquisizione di immagini, quindi anche un ricorso massiccio anche all'acquisizione di elementi per la prova del DNA raccolta. Quindi io confido, ed è legittimo confidare, che quanto prima qualche elemento in più possa portare sulla pista giusta. Io credo che, ripeto, non c'è una traccia marcata, ma è legittimo e comunque doveroso mantenere sempre accesa la speranza. Bene. Senta, Ministro, una cosa un po' frivola. Ho visto dal Corriere della Sera che ha chiesto di togliere la maglia 88 dai campi di calcio. Come mai? Guardi, non è frivola, però mi fa piacere che me lo chieda, perché ho visto poi giudizi e valutazioni di varia opinione. Guardi, allora, io premetto, l'antisemitismo e ogni genere di discriminazione credo che innanzitutto sia contrastato dal nostro quadro normativo, dalle nostre leggi. E per di più credo questo avvenga nella riprovazione
generalizzata, la riprovazione generale. Tutto parte, lei si ricorderà, da alcuni episodi della stagione calcistica dove ci fu un coro nutrito, diciamo, di ragione. Da lì, ha ragione. Da lì è nata un'iniziativa che ci è stata sollecitata dalla comunità ebraica nazionale, che ha chiesto di condividere, attraverso la mediazione del governo, una iniziativa, una dichiarazione di intenti in cui noi non abbiamo prescritto e vietato nulla, semplicemente abbiamo creato un meccanismo di sollecitazione delle società di calcio a condividere nel loro codice etico, che già esiste, delle regole che fossero più specifiche e più responsabili da questo punto di vista. E tutto questo servirà ad avere un quadro di valutazione poi dei comportamenti, degli episodi che succederanno, e quindi quanto la responsabilità oggettiva delle società. Lo sport è un grande veicolo di comunicazione, quindi fare riferimento anche a gesti simbolici, visto che il canale di comunicazione che lo sport e il calcio in particolare offrono è di grandissima importanza, e quindi abbiamo voluto condividerlo con chi le dicevo. Altro che, come si dice, frivola, è una cosa importantissima, e mi complimento. Grazie. Per la sensibilità dimostrata nei confronti del popolo ebraico. Senta, Ministro, io la ringrazio molto di questa intervista che ci ha concesso. Le auguro buon lavoro. Grazie a lei, direttore, grazie a lei. E mi piace... Ci rivediamo magari l'anno prossimo. Esatto, ci vediamo l'anno prossimo, spero una volta anche qui in studio. E mi piace molto che abbia dato una parola di ottimismo per la piccola Cata. Questo mi... Senz'altro, grazie. Grazie a lei. Grazie molte. Arrivederci, buon lavoro.